dalle fucine degli elfi a quelle degli abilissimi fabbri nanici o dentro la fortezza dell'oscuro signore, armi leggendarie sono state forgiate nell'universo del Signore degli Anelli. Le loro caratteristiche e i loro poteri rimarranno spesso famosi quanto i guerrieri che le hanno brandite, dall'illuminarsi in presenza dei nemici all'essere ricavate direttamente da un meteorite fino all'essere impugnate da Morgoth in persona. In questo video scopriremo la storia dettagliata delle armi del Legendarium di Tolkien, quindi direi di entrare subito nelle meravigliose fucine di Arda. Direi di partire dalle armi elfiche tra i più meravigliosi cimeli di Arda, ciascuna con una sua storia molto interessante. Tra queste spiccano sicuramente le due spade Angirel e Anglakel. Angirel e Anglakel furono forgiate da Eol, un abilissimo fabbro elfico che visse durante la prima era. Eol aveva ideato un metallo scuro ma malleabile chiamato Galvorn, con cui forgiò l'armatura che indossava, perciò fu soprannominato l'Elfo Oscuro. Ovviamente il soprannome lascia intendere anche dei tratti del suo carattere, infatti Eol provava rancore verso altri elfi, in particolare quelli della stirpe dei Noldor. Eol ottenne le due spade Angirel e Anglakel da un meteorite, ma la sua malizia rimase ancorata ai due manufatti, un po' come la malvagità di Sauron resterà negli Anelli del Potere. Eol conserverà per sé Angirel, mentre donerà Anglakel a Thingol, re del Doriath e signore del Beleriand, in cambio della sua ospitalità. Ma entrambe le spade avranno una cattiva sorte proprio perché erano state forgiate da qualcuno con intenzioni malevole. Angirel verrà sottratta ad Eol dal suo stesso figlio chiamato Maeglin, che sarà ricordato anche come il più grande traditore tra gli elfi, visto che consegnerà a Morgoth la città nascosta di Gondolin. Anglakel, la spada donata a Thingol, avrà un destino ancora più terribile, infatti anche Melian la Maglia, moglie di Thingol, profetizzò che avrebbe portato danno a chi l'avrebbe brandita. Thingol la donò al suo suddito Beleg. Oltre a Anglakel, Beleg aveva già altre due armi prodigiose, Beltronding, un arco incantato di legno di tasso nero, e Dailir, una freccia incantata che Beleg ritrovava sempre anche se non andava alla sua ricerca. Grazie a queste armi Beleg era soprannominato Arcoforte. Beleg però verrà ucciso per errore proprio con la spada Anglakel dal suo amico Túrin Turambar. Túrin è l'eroe tragico per eccellenza dell'epopea di Tolkien e questa spada rimarrà legata al suo triste destino. Túrin farà riforgiare Anglakel e la rinominerà Gurtang, che significa ferro della morte, ma altri la soprannominavano per il suo colore Mormegil, che significa spada nera. Con quest'arma Túrin compirà grandi imprese come l'uccisione del drago Glaurung, ma alla fine con questa stessa spada si darà da solo la morte dopo aver scoperto che sua moglie Niniel era anche sua sorella Nienor. Non racconto qui tutta la storia di Túrin, ma sicuramente è una delle più interessanti del Legendarium di Tolkien anche per i suoi collegamenti con i miti antichi, per esempio quello di Edipo. Sempre a Thingol apparteneva anche un'altra spada leggendaria, Aranrut, che significa Ira del Re. Ha una storia pure lei molto interessante perché è passata di mano in mano dagli Elfi Sindar fino ai Re di Numenor. Infatti, quando il regno del Doriath fu assalito, Elwing, la bisnipote di Thingol, salvò la spada dal saccheggio. Elwing sposerà Earendil il marinaio, così la spada passerà in eredità a uno dei loro figli, Elros. Visto che Elros è il progenitore dei re di Numenor, la spada diventerà un loro cimelio finché non andrà persa insieme all'ultimo re, Ar-Pharazôn, durante la caduta di Numenor. Durante la caduta andrà perso pure l'arco di Bregor, un cimelio risalente alla prima era. Ancora un'ulteriore arma che ebbe in eredità Elros e che andrà persa durante la caduta di Numenor era Drambogleg. Drambogleg significa tuono dirompente e era la grande ascia usata da Tuor, il padre di Earendil il marinaio. Si diceva anche che facesse il rumore delle ali di un'aquila mentre veniva brandita. Era stata forgiata proprio dal bisnonno di Elros, Turgon, e possedeva anche poteri magici.
Infatti si mosse di sua spontanea volontà e uccise addirittura 5 Balrog durante la caduta di Gondolin, in cui perse la vita lo stesso che l'aveva creata, Turgon, re di Gondolin. Turgon però non aveva creato spade solo per gli altri, ma ne aveva creata anche una per sé, ovvero Glamdring, che significa martella nemici. Questa è la più famosa tra le armi che abbiamo nominato finora, anche per chi magari non conosce gli eventi della prima e della seconda era, perché è la spada che verrà brandita da Gandalf. Infatti Turgon aveva fatto forgiare per sé e per i suoi migliori guerrieri delle spade che si illuminavano di una luce bianca o blu in presenza del nemico, e tra queste c'era la stessa Glamdring appartenente al re. Insieme a Glamdring stavano anche Orcrist, che significa fen di orchi, e Pungolo, una daga pensata per tagliare le ragnatele dei ragni giganti, la progenie di un Goliath. Queste armi furono temute dagli orchi e divennero leggendarie, ma dopo la caduta di Gondolin, che abbiamo già nominato, e quindi la fine di Turgon e dei suoi guerrieri, furono smarrite. Finché negli eventi raccontati nello Hobbit non vengono ritrovate dalla compagnia di Bilbo e dei nani nel covo dei troll. Così Gandalf ha ottenuto Glamdring, Thorin, scudo di Quercia, ha ottenuto Orcrist, e Bilbo, che fino a quel momento viaggiava disarmato, ha ottenuto Pungolo. Come tutti sapete, poi Bilbo passerà Pungolo a Frodo. Nei film di Peter Jackson solo Pungolo si illumina in presenza dei nemici, questo probabilmente perché non si è voluto creare troppa confusione con tante armi illuminate e si è voluto rendere più riconoscibile quella di Frodo. Da notare che nei film le varie spade sono state munite di iscrizioni elfiche originali non presenti nei libri di Tolkien, che però raccontano l'origine delle varie armi. Tra le armi elfiche fu celebre anche Aigloss o Aigloss, che era la lancia di Gil-galad, re supremo dei Noldor, e fu usata nella guerra dell'ultima alleanza contro Sauron. Il suo nome significa punta di neve e si dice che nessuno potesse resisterle. Nella trilogia di Peter Jackson è stata dotata pure questa di un'iscrizione elfica. Nei film compare anche un'altra spada elfica chiamata Hadafang. Questa è la spada di Arwen e prima di Elrond, e non è stata inventata da Tolkien perché nei libri Arwen non combatte mai. Parlando delle armi create dai nani, forse vi sorprenderà sapere che sono stati proprio i nani e non gli elfi a creare Narsil, sicuramente la più famosa spada dell'universo del Signore degli Anelli. Il nome Narsil significa fiamma rossa e bianca, indicare il sole e la luna, e la spada non viene mai descritta precisamente. Possiamo supporre che fosse una spada cosiddetta ad una mano e mezza o spada bastarda, ovvero con la lama lunga più di un metro. Questa era facilmente maneggiabile da uomini di Numenor che avevano un'altezza vicina o superiore ai 2 metri. Narsil venne forgiata da Telkar di Nogrod, uno dei più grandi fabbri dei nani delle Montagne Blu, per Curufin, uno dei figli di Feanor, altro grandissimo fabbro, anzi il più grande fabbro elfico. Curufin la cederà poi al fratello Maglor, che a sua volta la cederà a Elros, che aveva allevato come un figlio. Quando Elros divenne re di Numenor, la spada entrò a far parte del tesoro della casa reale. Narsil verrà poi donata a un ramo cadetto della dinastia, a cui apparterrà Elendil, colui che brandirà Narsil contro Sauron. Come tutti già sapete, Narsil sarà distrutta nello scontro con Sauron e i suoi frammenti verranno conservati. Nei libri è spezzata semplicemente in due, le due metà vengono conservate da Aragorn in un fodero, nei film in modo più scenografico e in frantumi, e i frammenti sono esposti direttamente a Gran Burrone. Narsil verrà poi riforgiata dai fabbri elfici di Gran Burrone in Anduril, che significa fiamma dell'Occidente, e sarà la spada di Aragorn. Dopo aver riunito i frammenti della spada, i fabbri incisero sopra un nuovo emblema per Aragorn, 7 stelle fra la luna crescente e il sole raggiante, circondate da molte rune. Avrete notato che quest'arma nella sua lunga storia è stata lavorata sia dagli elfi che dai nani e viene brandita da un uomo, riunendo di fatto la storia delle tre razze principali della Terra di Mezzo. Nei libri Aragorn la ottiene durante la sua visita con la compagnia Gran Burrone, mentre nei film la ottiene solo nel ritorno del re, in una scena veramente epica che rende forse anche maggiore giustizia all'arma leggendaria per eccellenza dell'universo di Tolkien.
Il fabbro nanico Telkar, oltre a Narsil, creò anche il pugnale Angrist, che significa tagliaferro. Anche questo fu un dono per Curufin. Curufin però tentò di assalire Lúthien e Beren per proteggerlo affrontò Curufin e lo derubò delle sue armi, incluso il pugnale Angrist. In seguito Beren usò Angrist nell'impresa eroica di estrarre un Silmaril dalla corona ferrea di Melkor. Però mentre stava tentando di rimuovere un secondo Silmaril, il coltello si ruppe e ferì Melkor, che si svegliò e inseguì coloro che stavano provando a derubarlo. Beren aveva anche una spada chiamata Dagmor, che significa uccisore delle tenebre, di cui non si sa chi l'abbia forgiata, forse gli elfi. Un'altra celebre arma nanica era l'ascia di Durin I, il primo re della stirpe dei nani detti Lungobarbi. L'ascia di Durin rimase a Khazad-dûm, che Durin stesso aveva fondato dopo che questa fu abbandonata e fu ritrovata solo dalla spedizione di Balin. La Compagnia dell'Anello apprese la sorte dell'arma dal libro di Mazar-Bul quando passò per Moria. Purtroppo, come poterono capire anche dal libro stesso, la colonia di Balin fu distrutta e l'ascia andò nuovamente persa per sempre. I nani hanno una parte considerevole, come abbiamo visto, nel creare le armi che segnano la storia della Terra di Mezzo, non a caso sono ritenuti un popolo di grandissimi fabbri. Proprio un altro re nanico, Tror, re di Erebor o re sotto la montagna, forgiò la freccia nera per Girion, re della cittadina di Dale, nei pressi di Erebor. La freccia nera si presentava come una lunga freccia in acciaio nanico di colore nero, dunque molto resistente. Bard afferma che la freccia ha la particolarità di poter essere sempre ritrovata anche se scagliata molto lontano, come la freccia elfica d'Ailir che abbiamo visto prima, cosa che fa pensare che anche questa sia stata incantata con qualche tipo di magia. La freccia passò di generazione in generazione appunto fino a Bard l'Arciere, discendente di Girion, che la usò durante l'attacco di Smaug a Ponte Lago Lungo per colpire il drago. Nei film dello Hobbit il suo design è più particolare rispetto a quello di una semplice freccia e viene usata non con un semplice arco ma con una balista, chiamata Lancia del Vento. Parliamo adesso delle armi create dagli uomini e partiamo con le famose Lame dell'Ovesturi, ovvero le quattro spade che ricevono i quattro Hobbit, Frodo, Sam, Merry e Pipino, praticamente all'inizio del loro viaggio. Queste erano pugnali lunghi e acuminati, a forma di foglia, di splendida fattura, intarsiati di serpenti oro e rossi. Le lame scintillavano e le pietre fiammeggianti parevano incastonate in uno strano metallo, leggero, forte e flessibile allo stesso tempo. Per via di qualche virtù recondita dei foderi o per un incantesimo, le lame non erano state alterate dal passare del tempo. Nei libri è Tom Bombadil a trovarle nel sepolcro dello Spettro dei Tumuli e a regalarle agli Hobbit, mentre nei film, visto che Tom Bombadil non c'è, gliele dà Aragorn. Queste spade hanno in realtà una storia lunghissima. Vennero forgiate durante la Terza Era in quello che un tempo era il regno di Arnor. All'epoca in cui vennero forgiate, gli uomini erano impegnati a combattere contro il regno di Angmar, dunque le crearono infondendoci degli incantesimi studiati apposta per ferire i servitori di Sauron come i Nazgûl. In seguito le lame vennero sepolte nei tumuli reali delle Tumulilande, dove verranno ritrovate appunto nel Signore degli Anelli. Essendo più corte di una spada e più simili a pugnali, si può ipotizzare che fossero delle armi sul modello dell'Eket. Eket era il nome dell'antica spada corta dei Numenoreani, utilizzata nei combattimenti ravvicinati insieme alle spade lunghe. Altre spade che possiamo supporre siano state forgiate direttamente dagli uomini sono quelle dei guerrieri di Rohan. Gutwine è il nome della spada di Eomer. Il suo nome non proviene da una lingua inventata da Tolkien, ma direttamente dall'antico inglese, come per molti nomi collegati a Rohan, e significa amica della battaglia. Nei film viene raffigurata con una foggia arcaica, il pomello e la guardia di bronzo. Herugrim invece significa feroce in guerra e era la spada dei re di Rohan, secondo le parole di Legolas almeno 500 anni al tempo di re Theoden. Grima Vermilingua aveva convinto Theoden ad affidargli la spada con la scusa di custodirla, ma in realtà l'aveva nascosta in un forziere e l'aveva lasciata arrugginire.
Quando Théoden verrà liberato dall'influsso di Grima, da Gandalf la spada Herugrim gli verrà riconsegnata e verrà riportata all'antico splendore. Théoden ritrova se stesso proprio impugnando la spada, attributo fondamentale del re guerriero. Poi lo accompagnerà al fosso di Helm e infine Théoden morirà con questa spada in mano durante l'eroiche gesta ai campi del Pelennor. Nel libro la spada viene descritta con gemme verdi incastonate, mentre nei film la guardia ha due musi di cavalli. Parliamo adesso di quella che di fatto è un'arma, ma in realtà svolge nella storia una funzione diversa, ovvero la freccia rossa. La prima menzione della freccia rossa si trova nella storia di Borondir di Gondor, che cavalcò con altri 5 messaggeri verso nord lungo l'Anduin per cercare i vecchi alleati di Gondor, Yeoteod, ovvero gli antenati dei Rohirrim. Infatti Gondor stava subendo un'invasione da parte del popolo orientale degli Esterling. Borondir fu l'unico sopravvissuto alla spedizione e presentò la freccia rossa al re degli Eoteod, Eorli il Giovane. Non è certo se esistesse già prima l'usanza di presentare una freccia rossa. È possibile che la tradizione fosse antica e che Gondor avesse sempre chiamato i suoi alleati in questo modo, ma un'altra possibilità è che Borondir abbia effettivamente preso una freccia degli orchi con la punta insanguinata e l'abbia presentata agli alleati per dimostrare che la situazione era grave. Direi che Tolkien aveva un'attenzione veramente eccezionale nel creare delle backstories interessanti e sensate anche per i più piccoli dettagli della sua opera. In seguito la freccia rossa divenne il metodo standard di richiesta di aiuto ai Rohirrim da parte di Gondor. La freccia rossa fu presentata a Rohan da Hirgon, il messaggero di Gondor nella Guerra dell'Anello. Di conseguenza Re Théoden partì con i Rohirrim per la battaglia dei campi del Pelennor. Il messaggero insisterà invece per ritornare subito a Gondor, ma verrà ucciso lungo il tragitto e i Rohirrim troveranno il suo cadavere con ancora in mano la freccia rossa, simbolo della fedeltà al proprio compito. Nei film questo metodo di convocazione piuttosto elaborato è stato rimpiazzato da quello dei fuochi di segnalazione di Gondor, che esistevano sì nei libri ma segnalavano solo lo stato di assedio di Minas Tirith e non arrivavano nelle vicinanze di Edoras. E veniamo alle armi dello schieramento malvagio, quelle di Morgoth e di Sauron e dei loro servitori. Grond è il nome di due armi diverse, entrambe in possesso delle forze del male. Durante la prima era, Grond era il nome della mazza d'arme di Morgoth, il primo oscuro signore. In Quenya Grond significa mazza, mentre in olandese significa terra, similmente all'inglese ground. Grond era anche soprannominato Martello degli Inferi. Possiamo immaginare che sia stato usato in diverse occasioni, ma sappiamo per certo solo che Morgoth lo brandì quando combatté con Fingolfin, re supremo dei Noldor. Ad ogni colpo del martello che toccava il suolo si formava un cratere, si sprigionava un fulmine, e questo spiega perché il suo nome sia anche collegato alla parola terra, oltre al fatto che Morgoth è lui stesso una potenza infera e sotterranea. Visto che Morgoth aveva dimensioni gigantesche, possiamo immaginare che anche questo martello fosse di dimensioni spropositate. Nello stesso scontro con Morgoth, Fingolfin brandiva invece la spada Ringil. Ringil significa freddo, infatti la sua lama brillava come ghiaccio alla luce delle stelle. Ringil è una delle pochissime armi che può vantarsi di aver ferito il corpo dell'oscuro signore, infatti Fingolfin ferì con Ringil Morgoth ben 7 volte. Alla fine l'elfo fu sconfitto, ma lo lasciò zoppo e menomato per sempre. Dopo lo scontro la spada andò perduta o fu distrutta dallo stesso Morgoth. Durante la Guerra dell'Anello, nella Terza Era, il nome Grond fu usato per un grande ariete dall'esercito di Sauron che assediava Minas Tirith. Ovviamente questo era un omaggio di Sauron all'antico martello del suo signore Morgoth. L'ariete, chiamato Grond, era lungo circa 30 metri e aveva una testa a forma di lupo ringhiante. Non era un semplice ariete, ma era stato stregato con degli incantesimi lanciati dal re stregone di Angmar e durante la sua creazione a Mordor. Infatti, anche grazie ai suoi poteri magici, Grond distrusse la grande porta di Minas Tirith, considerata quasi indistruttibile, in soli 3 o 4 colpi.
Nei film di Peter Jackson ha un design molto curato e elaborato, una bellissima scena dedicata, anche se non viene esplicitato il fatto che sia dotato pure di poteri magici, ma sembra che abbatta le porte di Minas Tirith con la forza bruta. Sia nei libri che nei film viene riservato un certo spazio a questa macchina da guerra, dimostrando l'attenzione di Tolkien e poi di Jackson nel dar vita a questo mondo. Come nell'epica classica, lunghe e dettagliate descrizioni delle armi conferiscono profondità al racconto. Direi che anche la mazza d'arme che Sauron brandisce nei film è ispirata a Grond, l'arma di Morgoth. Il re stregone di Angmar è sicuramente il nemico con l'arsenale di armi più variegato. Inizialmente lo vediamo usare un pugnale Morgul. Morgul significa stregoneria e nei libri Elrond mostra di conoscere gli effetti delle lame Morgul. Questo sembra implicare che non fosse esclusiva del re stregone, infatti anche nelle trilogie cinematografiche ne compaiono più di una. Lo scopo del pugnale era quello di spezzarsi nella ferita, lasciando un frammento nel corpo della vittima. La lama rimanente si sarebbe trasformata presto in polvere, il frammento si sarebbe fatto strada attraverso il corpo fino al cuore. Se il frammento della lama fosse rimasto nella vittima troppo a lungo, la vittima sarebbe divenuta uno spettro. Quindi l'arma usa una sorta di avvelenamento magico. Mentre l'Athelas e le cure elfiche saranno per Frodo un rimedio temporaneo alla ferita, solo il viaggio verso Valinor, il reame beato, potrà guarire a tutti gli effetti questa ferita prodotta anche dalla magia nera. In seguito il re stregone brandisce una mazza più o meno nello stile che abbiamo già visto per Morgoth. Nei film usa una mazza con catena molto bella esteticamente, ma impossibile da maneggiare efficacemente per le leggi della fisica, considerato che già le vere mazze con catena forse non furono mai molto usate proprio perché erano scomode. Lo stesso Peter Jackson l'ha voluta enorme e ha avuto ragione, perché il design è rimasto iconico anche se era considerata ridicola dagli stessi creatori. Sempre nei film anche una spada che può prendere fuoco e che ha ricevuto vari nomi in prodotti di merchandise come Spada del Terrore o Lama Pallida, anche se niente di tutto questo compare nelle opere di Tolkien. Concludo con una bella immagine dei bastoni di Gandalf, che in un certo senso possiamo anche considerare armi. Nei libri non sono descritti troppo dettagliatamente, mentre la Weta Workshop ha fatto un lavoro meraviglioso nel rendere unici i bastoni dei vari stregoni e nei vari momenti della storia, e direi che chiunque ama il Signore degli Anelli ama anche il design di questi bastoni, quindi non potevo non nominarli. Ora ditemi nei commenti qual è la vostra arma preferita in base alla sua storia o alla sua descrizione. A me piacciono tutte e trovo spettacolare come Tolkien abbia dato ad ognuna una storia, caratterizzandole al pari dei personaggi. E ovviamente ditemi anche la vostra sulle scelte di adattamento dei film, se vi sono piaciute o meno, e se vi va consigliate il video ad amici appassionati di questo universo. E se questo video vi è piaciuto non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi. Grazie per la visione e a presto!